Stai tranquillo. Non sei capace di fare una Siamo davanti ai cancelli della INSE. Dopo la vertenza con cui avete mantenuto l'occupazione qui nel 2009, vi ritrovate davanti ai cancelli. La vicenda parte praticamente da marzo, quando Camozzi ha deciso di iniziare la cassa integrazione straordinaria per un anno per un piano di risanamento. Strada facendo ci siamo ridotti oggi che vuole smontare i macchinari, parte dei macchinari più importanti, tra cui oggi proprio dovrebbe iniziare a smontare una lesatrice molto importante della nostra azienda. È da marzo che siamo in cassa integrazione, tra l'altro una cassa integrazione che per noi e per la stessa FIOM era stata dichiarata illegittima, perché comunque noi abbiamo lavorato fino a dicembre, a Natale, con le commesse ci sono sempre state. È stata una manovra preventiva calcolata per lasciarci senza lavoro dentro e pensare di poter fare senza lavoro quello che voleva all'interno dell'azienda. La guardi il lavoro, che faticare. Faticare troppo. Quali erano gli impegni che Camozzi aveva assunto nel 2009? Innanzitutto doveva assumere da 49 che eravamo nel 2009, dovevamo essere adesso circa in 100 persone. Doveva sistemare dentro l'azienda, doveva sistemare le macchine, doveva fare gli uffici direzionali e tutto quanto, dove ci sono adesso gli uffici tutti smantellati. Praticamente non sta mantenendo quello che aveva promesso e firmato davanti al prefetto, davanti all'istituzione nel 2009, quando ha comprato l'azienda praticamente per un euro con una manovra dello Stato, perché non dimentichiamoci, noi era ad agosto e c'erano quattro nostri colleghi sul carro ponte. A quell'epoca nessuno era più padrone, noi eravamo senza direzione, senza padrone. E Camozzi è praticamente come se l'avesse vinta all'asta, a un euro. Nel 2009 voi avete combattuto per mantenere qui la produzione, perché qui ci sono dei macchinari che sono unici in Italia. Come aveva detto lo stesso Camozzi quando l'ha assunta, cioè quando l'ha comprato, ha detto che comunque erano macchine di elite che potevano produrre, era un fiore all'occhiello della meccanica italiana. Sicuramente il posto di lavoro bisogna difenderselo, quindi al di là della situazione in cui ci si trova, so che è difficile perché quando manca il salario, lo stipendio, è difficile poi andare avanti, però bisogna farlo. Anche perché noi stiamo lottando comunque perché Camozzi ha avuto il terreno a un euro, cioè le istituzioni gliel'hanno regalato. E a questo punto qua non vogliamo che comunque lui goda di un regalo che è stato fatto, e noi con la lotta che abbiamo fatto nel 2009, cioè adesso praticamente ci fermiamo. Sì, per cui mi sembra anche giusto che Camozzi, nel caso che volesse chiudere lo stabilimento, prende tutto quanto e se ne ritorna a Brescia, perché gli impegni che aveva preso erano questi. Che lui se non riusciva a terminare quello che aveva, gli accordi che avevano preso nel 2009, lui se ne doveva tornare a Brescia e lasciare qua tutto quanto com'era. A questo punto qua lui se ne prende, se ne torna a Brescia e lascia qua tutto. Terreno di 30 milioni che gli hanno regalato. Ciao! Ciao! Non entri? Sì, lo so. Ah, no, pensavo... Sto aspettando, ho chiamato i miei titolari, sto aspettando la chiamata. Devo dire dove devo andare. Cosa dovevi portare via? Devo portare via due piani della fonderia Nora. Ah, sì. Tutto senso da inviato. Un po' che fa schifo.
Ma...